Che vi pare? Va bene. Allora, torniamo un attimo in piazza a sentire e poi arrivo subito da lei, onorevole Meloni. Torniamo in piazza. Sì, Nausica, sì. Ecco, allora c'è Maurizio qui. Prendi 600 euro, lavori tu. All'incirca, sì. 600 euro al mese di media, ne pago 500 d'affitto e vado a Caritas a prendere pacco. Perché non ce la fai? Come faccio? E questo è, diciamo, sono i problemi. Hai famiglia, hai figli? No, vivo da solo, però anche vivendo da solo, per dire, se non mi aiuterebbero i fratelli, le sorelle, le cose, sarei proprio sulle panchine adesso. Onorevole Meloni. Dicevi tu? Un attimo, arrivo. Voglio sentire onorevole Meloni e poi torno da te, no, prego. Devo un paio di risposte, diciamo così. Prego, faccia tutto il che vuole. Alla collega, perché penso che insomma alcune cose siano un po' inesatte. Intanto veniamo alla responsabilità dei governi di centrodestra. Sicuramente si può sempre fare di più e meglio, ma io faccio solo un esempio, che sono le tasse sulla prima casa. Perché vede, prima si parlava della patrimoniale, in realtà in Italia una tassa sul patrimonio c'è ed è su tutti i patrimoni, e cioè sulle prime case degli italiani. Ci hanno fatto un gioco delle tre carte dicendo che si toglievano le tasse sulla prima casa, che per me è un bene sacro, non tassabile, non disponibile. La gente per comprarsi una casa si indebita 30 anni, regala centinaia di migliaia di euro alle banche per ottenere un mutuo. Io penso che le tasse sulla prima casa non si debbano pagare, o che al limite le dovrebbero pagare le banche, almeno per i primi 30 anni di mutuo in cui la casa è loro e quindi non si è capito perché l'IMU la devi pagare. Allora, quando c'era il governo di centrodestra ha abolito la tassa sulla prima casa. Oggi, con l'ultimo governo Berlusconi, dall'IMU arrivavano 9 miliardi di euro, oggi per intenderci ne arrivano 24 miliardi, chiedo scusa, con le tasse che ha messo il governo di centrosinistra. Le faccio un altro esempio, si parla di pensioni. Il governo di centrodestra, quando ancora c'era la lira, aveva portato la pensione minima a 1 milione di lire, sarebbero l'equivalente oggi di 1.000 euro. Poi è entrato in vigore, anche grazie allo splendido Romano Prodi, per come ha gestito l'operazione, questa splendida moneta che noi chiamiamo euro, ma che in realtà è il marco tedesco, portata in Italia, e la pensione si è dimezzata. Veniamo a che cosa sta facendo questo governo, perché lei dice i consumi, la tredicesima. Sì, ad alcuni italiani Renzi conferma il bonus degli 80 euro. Dico ad alcuni italiani, perché non è che Renzi ha detto io do 80 euro a tutti gli italiani che campano con fino a 1.500 euro al mese. No, ha detto ad alcuni sì, ad altri no, perché alcuni mi stanno più simpatici di altri. Ma le tasse aumentano per tutti. Non sono le tasse che sono già inserite nella legge di stabilità, ma anche le famose clausole di salvaguardia, cioè quella normetta per la quale scattano una serie di aumenti di tasse automatici se Renzi poi scopre che questi soldi non ce l'aveva. Esempio, l'IVA, che oggi è al 22%, signori, arriva fino al 25,5%. L'IVA agevolata, che oggi è al 10%, può arrivare fino al 13%, aumenta l'accisa sulle benzina, aumenta il carburante agricolo, aumentano una serie di cose che pagano tutti, cioè pure quelli che gli 80 euro non l'hanno presi, e loro questa la chiamano un'operazione di equità. Secondo me non è un'operazione di equità, sarebbe stata un'operazione di equità se noi le tasse le avessimo aumentate ai soliti noti, lo dico proprio al sottosegretario De Micheli, perché ci hanno addirittura venduto con questa legge di stabilità un aumento della tassazione sulle società del gioco d'azzardo, quelle alle quali i governi di centrosinistra hanno già condonato qualche miliardo di euro di evasione. Ci hanno detto che aumentavano le tasse. E io ero molto contenta che finalmente, siccome molto ci eravamo battuti per aumentare la tassazione, per evitare i soliti condoni verso gente che comunque campa sulla disperazione delle persone, e ci hanno detto gli abbiamo aumentato le tasse. E no, purtroppo non è vero, perché quello che c'è scritto nella legge di stabilità è che aumentano le tasse sulle vincite, quindi sugli italiani che giocano, non sulle società. E nella legge di stabilità c'è inserito una piccola sanatoria per la concessione delle nuove sale. Quindi sa che cosa? Gli amici e potenti del governo che finanziano i politici li continuiamo a difendere, la povera gente la stanghiamo. Se questa è la sinistra, abbiamo un problema. Non è la sinistra. Se questa non è la sinistra. Io sono di sinistra, quindi non dica. Sono preparata. Sono orgogliosamente di sinistra. Pensa un po'. E tutte le volte che sbagliano. E tutte le volte che